Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi. Che giorno è oggi? Mercoledì 4 settembre. Oggi pomeriggio, oppure questa stasera, il nuovo statista, quello che è amato dal Corriere della Sera, dalla Stampa, dal Foglio, dal Sole 24 Ore, diciamo dai telegiornali, dai giornali uniti, diciamo, che fino a ieri ci spiegavano quanto facesse schifo il precedente governo, oggi, diciamo, va a giurare Conte per il bis e c'è già un'idea della lista dei ministri, ma io prima della lista dei ministri vorrei segnalarvi quello che i grandi opinionisti italiani scrivono sui giornali. Poi parleremo di Rousseau. La cosa che mi interessa prima è che i giornalisti italiani sono tutti lì a dire per fortuna che abbiamo scampato il pericolo di Matteo Salvini. Alesina e Giavazzi, che avevo dei dubbi se fossero, diciamo, delle persone serie, e ho capito che non lo sono, perché oggi hanno fatto un articolo sul Corriere della Sera, forse non bastava più oggi, però era un articolo che usciva dal loro seminato, cioè quello dell'economia, e sono andati nella politica e ci spiegano delle cose che io vi invito a leggere oggi, il pezzo di Alesina e di Giavazzi, che ci spiegano, non so su quali dati scientifici, il fatto che il movimento sua disson populista stesse perdendo peso nel mondo. E il motivo per il quale perde peso nel mondo è che non c'è più Salvini in Italia, Boris Johnson in Inghilterra sta facendo casino, Trump non riesco a capire che cosa gli abbia fatto, hanno sì perché Wall Street non va sempre bene, poi Bolsonaro è l'unico che resiste, e non avendo letto il pezzo del Corriere della Sera di 2 giorni fa, in cui il titolo era sbagliato, ma il pezzo era giusto e spiegava il titolo del Corriere della Sera che Bolsonaro era a causa degli incendi in Amazzonia, mentre l'articolo spiegava che la deforestazione La stazione dell'Amazzonia è stata fatta in maniera molto più forte dai predecessori di Bolsonaro, tipo Lula. Non avendo letto il Corriere della Sera, ma solo i titoli, dicono che Bolsonaro, nonostante l'Amazzonia, resista. Insomma, una accozzaglia di luoghi comuni in cui ci spiegano che l'immigrazione si può fare, ma dicono, però in Italia vengono i poveracci, gli sfigati, bisogna portare soltanto nigeriani con la laurea, cioè quindi il razzismo all'interno dell'immigrazione, cosa che io perfettamente condivido. Per carità, è meglio avere degli immigrati dottori che degli immigrati forse spacciatori, e su questo loro non lo dicono così chiaramente, ma lo dicono. Ma perché mi soffermo sul pezzo di Gialesina, cioè di 2 persone che pensavo fossero serie, ma ho capito che quando parlo di politica sono dei cialtroni? Perché ho letto D'Alema oggi, che mi spiega che è un'alleanza naturale questa tra il Movimento 5 Stelle e il PD. Pensate che io sono anche abbastanza d'accordo che sia naturale, perché sono tutti e due di sinistra, ma mi chiedo dove fosse negli ultimi anni, se pensa che questa è un'alleanza naturale. Ma guardate, voglio continuare, perché tutti i giornali oggi, con l'eccezione di Repubblica, forse stanno suonando la gran cassa di questa alleanza naturale, con dei pensosi articoli sul Sole 24 Ore che non neanche fa un commentino. Allora voglio fare a questi signori questo gioco retorico. Fermi tutti qua, perché a questi signori oggi sui giornali c'è scritto chi saranno i ministri. Allora, questo governo di discontinuità, che non sarà più populista, avrà il Ministero degli Esteri Gigino Di Maio, che passa direttamente, come dicono dei meme, dal San Paolo inteso non banca, ma stadio, alle grandi cancellerie europee, dopo 14 mesi di aver fatto il vicepresidente del Consiglio, il ministro del Lavoro e il ministro dello Sviluppo Economico. Due questioni che non mi sembra comunque abbiano risollevato le sorti d'Italia. Quindi il governo è cambiato ed è diventato un grande governo Alesina, non più populista, perché abbiamo messo al Ministero degli Esteri Di Maio. Ma non basta. Vengo nel vostro campo, Alesina e Giavazzi. Chi sarà ministro dello sviluppo economico? La Castelli, quella che diceva Padoan, fino a prova contraria, ministro del tesoro del governo della sinistra. Dice a Padoan: questo lo dici tu. E sapete cos'era questo lo dici tu, che disse in una famosa trasmissione televisiva il nuovo ministro dello sviluppo economico? Riguardava il fatto che lo spread, che oggi sono tutti contenti che scende, la Castelli diceva: se sale lo spread non succede niente sui mutui. Fantastica. Chi sarà ministro del lavoro? Morra. Io dico Sole 24 Ore, toc toc, vi svegliate? Vi svegliate o siete tutti come il presidente della Confindustria? Perché poi è chiaro, poi vedi l'intervista oggi del presidente Bonomi dell'Asso Lombarda, e siccome il presidente Bonomi avrà 4-5 dipendenti, 10 dipendenti, meno dipendenti forse che ha il mio sito, certamente meno dipendenti della mia azienda agricola, bene, il presidente Bonomi non si scandalizza che ci sia al Ministero del Lavoro uno che si chiama Morra. Non si scandalizza che al Ministero dello Sviluppo Economico ci sia una che si chiama
chiama Castelli. Voglio dire, c'erano anche prima, io ero scandalizzato già da prima e lo sono anche ora e penso che fosse incredibile quell'alleanza di prima, ma quella di oggi è anche peggio perché non c'è più il freno della Lega a questi. Allora io dico, ma i settori produttivi se ancora esistono, ma veramente ce li raccontano già Lesina, il presidente della Confindustria di Milano, oppure è quel sentimento diffuso per cui fra sei mesi ovviamente tutti diranno che tutto va bene, ma in realtà sarà un ministero all'economia, cioè Gualtieri. Gualtieri è molto stimato, tra l'altro ha fatto molto bene come presidente della commissione, di una delle commissioni finanze del Parlamento europeo, perché bloccò la NUI insieme a Tajani su una serie di operazioni contro le banche italiane incredibili, ed è un grande europeista, eccetera. È uno che prese la firma, che prese la testa del Partito Comunista con Zingaretti. A me va tutto bene, ma questi liberali che sono affascinati dalla Castelli, da Morra, dall'ex comunista che è stato per anni alla Commissione europea, ecco, se uno non è d'accordo su questo governo, vi prego, Alesina e Giavazzi, non definitelo populista, magari liberale, non avere Morra al Ministero del Lavoro, non avere la Castelli allo sviluppo economico, forse potrebbe apparire liberale, boh, non lo so, insomma, trovo più liberale Siri che questi, va bene? Trovo più liberale Giorgetti che questi, ma comunque non si può dire all'ambiente, comunque state tutti sereni perché all'ambiente, caro Sole 24 Ore, ci va un rappresentante forse di LeU. Allora mi chiedo, è lo stesso Sole 24 Ore di Jacopo Giliberto, quello che pubblicò la foto tre settimane fa sul Sole 24 Ore di che cos'era la spiaggia dove arrivò la TAP? Ma non lo so, forse è lo stesso. Il resto dell'opposizione è ridicola, perché fatta questa premessa, voglio dire, direi un po' tranchant su questo governo e su questi ministri, i giornali oggi si accaniscono con Rousseau. C'è il nuovo governo perché Rousseau ha fatto sì che il Movimento 5 Stelle e i suoi iscritti, 70.000 su 110.000 iscritti, votassero sì a questo governo. Alcuni ironizzano, la verità, 60.000 votano soltanto il governo Conte. Ovviamente a buon gioco Ezio Mauro sulla prima pagina della Repubblica di dire che ha preso 10 milioni di voti alle ultime elezioni politiche e 60.000 voti invece a Rousseau, e che quindi questa non è una democrazia rappresentativa. Ma io chiedo, quando voi criticate, cavolo, Rousseau, ma che state criticando? Ma perché? Qual è il motivo? Cioè, se un partito decide di organizzarsi con Rousseau, e cioè attraverso un sistema di voto elettronico più o meno controllato, più o meno manipolato, a me non me ne fotte nulla, è un'organizzazione privata, perché? Forza Italia, scusatemi, come fa le sue scelte? Abbiamo questa specie di trasparenza incredibile. Salvini, le sue scelte nel partito, come le fa? Abbiamo una specie di sistema, una casa di vetro. E gli stessi Partito Democratico che fanno i fenomeni, cazzo, hanno fatto le primarie, ovviamente non erano 70.000, magari erano 1 milione di persone, hanno eletto dei rappresentanti, si è presentato Zingaretti, ha detto che avrebbe fatto tutto, ma non un governo col Movimento 5 Stelle, e poi fa il governo col Movimento 5 Stelle. Ma di che cazzo state parlando? Il problema è Rousseau? Adesso mi dovete spiegare che il problema è Rousseau. A me di Rousseau non me ne fotte nulla, e il fatto che si spendano pagine, Ezio Mauro, la democrazia, eccetera, oggi ovviamente la trovo una cosa semplicemente ridicola. Altrettanto ridicolo è quell'altro, è il portavoce del Movimento 5 Stelle, quello che è sostanzialmente detta la linea Movimento 5 Stelle, Travaglio, l'uomo che gode come un riccio in questa fase e che ci spiega la vera democrazia. Attenzione, ci sono, com'è che scrive? Attenti, Rousseau vi guarda. Ovviamente Travaglio, essendo ridicolo, cita anche Montanelli, e cita Montanelli dicendo quel pezzo che fece Montanelli quando cadde nel 95 Berlusconi, intitolato "Finalmente se ne va via Berlusconi, il peggio, abbiamo tolto un cialtrone", tutte queste robe qua, e lo cita dicendo "Finalmente abbiamo tolto i leghisti, finalmente abbiamo tolto Berlusconi". Se solo riuscisse a connettere i due neuroni e non avesse in mezzo Travaglio e neuroni il codice di procedura penale, si sarebbe accorto che, togliendo il codice di procedura penale, dal 95 in poi Berlusconi ce lo siamo ciucciato per altri 20 anni, che quel "Finalmente" di un Montanelli che era uscito dal giornale in polemica con Berlusconi e si era un po' rincoglionito e che tanto flirtava e piaceva alla sinistra, ecco, quel Montanelli là scrisse una cosa che ovviamente fu sbagliatissima, perché quel "Finalmente" era non un "Finalmente", era un "Arrivederci", perché Berlusconi, ripeto, ce lo siamo ciucciati per 20 anni. Quindi citare il fatto che Montanelli dicesse "Finalmente se n'è andato via Berlusconi nel 95 così come quel "Finalmente" oggi potrebbe valere per Salvini, vuol dire semplicemente augurare a Salvini di resistere per i prossimi 20 anni. Una roba da matti per chi è antisalviniano come quello là. Nordio e altri si occupano del programma. L'unico ovviamente che mi è divertito è Nordio, che dice l'ipocrisia di un programma che dice tutto il contrario di tutto, e soprattutto piccoli cenni sull'universo. Vi segnalo soltanto
che Nordio si occupa della giustizia del Ministero degli Interni, che dovrebbe andare a una tecnica, la Morgese, prefetto di Milano. Ma la cosa fantastica è che al punto 26, un programma di 26 punti, in cui per esempio c'è la green economy. Ma che cacchio è la green economy? È tassare, è il fotovoltaico, è, come dice il ministro Costa, togliere quello del ministro, il ministro attuale, tassare il diesel, vuol dire mettere impianti fotovoltaici che varranno, che costeranno la collettività, vuol dire fare il no trivelle. Ma che vuol dire l'ambiente? Ma comunque la cosa più ridicola è il punto 26, in cui dice che bisogna rendere Roma attraente. E oggi c'è una vignetta fichissima di Osho sul Tempo in cui si vede la Raggi, oh, grazie mille che fa, cercate di farlo. Il contratto, soltanto il foglio è incredibile. Il mio amico Cerasa, convidato l'altra sera in trasmissione, che riesce a dire, guarda, riesce veramente è molto intelligente, perché c'ha degli argomenti, secondo me, a differenza di Elisina e Giavazzi, che sono dei, sembrano dei minus abens quando parlano di politica. Beh, quello almeno la politica la conosce, e dice la cosa fantastica di questo contratto di guerra non è quello che c'è, è quello che non c'è. E cioè, cambiare i trattati europei e uscire dall'euro, un punto di vista, diciamo, almeno intelligente. Che altro c'è? 34 milioni di sms bloccati da 3 anni, quelli che arrivarono per il territorio di Amatrice. Complimenti, invece di occuparsi della green economy occupiamoci della burocrazia. Tutti quanti i giornali oggi si occupano poi della questione di Savoini, della Russia, la stampa, se leggete le prime 5 righe, sembra che ci sia una specie di grande spettro di ladri che erano intorno a Salvini. Fantastici questi giornali garantisti, che fanno le inchieste dure, ma ovviamente perché portano... E io mi chiedo, ma cari amici miei garantisti, dov'è finita quell'inchiesta sul CSM di cui mi occupai tanto a giugno, e cioè Palamara, i soldi, i 40.000, i magistrati, la cupola, le dimissioni? Dov'è finito? È tutto finito? E certo, tutto finito, perché oggi qua ci occupiamo di Savoini, non di 30 magistrati che facevano quello che gli pareva al CSM. Ultima cosa, Boris Johnson perde la maggioranza, perde un deputato, ma perde soprattutto il consenso di 19 Tory che lo mollano. Un altro populista che perderà il suo posto di lavoro, ma a differenza degli altri riesce forse ad andare ad elezioni anticipate. Ciao.